La teologia politica, per Nietzsche, non è il contrario della volontà di potenza. Dire sì è la quella che lui chiama la volontà di potenza. La teologia politica non è il dire no alla volontà di potenza, è essa stessa una volontà di potenza, con un difetto originario, è una volontà di potenza non coraggiosa. Cioè, appunto, è una volontà di potenza che manifesta se stessa, la propria volontà di potenza, attraverso la costruzione della mediazione. C'è questa immagine, questa scena primordiale, una delle tante scene primordiali in cui i filosofi riassumono l'essenza della civiltà, no? Pensate alla scena primordiale della caverna di Platone, la scena primordiale della uccisione del padre in Freud, la scena primordiale del conflitto servo-signore in Hegel, la scena primordiale della genealogia della politica è questa cerchia di aristocratici, figli del re, che temono il padre, lo uccidono, continuano a conservarne il timore, insegnano ai sottomessi il timore del padre, che è anche il loro timore, e insieme ai sottomessi, dunque sono forti per modo di dire, insieme ai sottomessi costruiscono un sistema di riparazione della colpa, che è la civiltà. E questo sistema di riparazione è intrinsecamente instabile, è votato alla ricerca della stabilità e della sicurezza, ed è intrinsecamente instabile perché è animato non più dalla paura originaria del padre, ma dall'angoscia per averlo ucciso. Per cui è il meccanismo sostanzialmente del double bind. Tu devi essere come me, cioè devi dimostrare che io sono inutile, perché tu vali tanto quanto me, e al tempo stesso tu non potrai mai essere come me. Cioè, tu devi dimostrare, costruendo la civiltà, che non hai commesso un così grave peccato uccidendo il padre, e al tempo stesso non ci riuscirai mai a liberarti dalla posizione di inferiorità verso il padre. Quindi la civiltà è un sistema di sicurezza rispetto a una colpa che non viene mai meno. Questa è l'origine della morale. Cioè, la dimensione attraverso la quale si è giudicati, anzi, ci si autogiudica continuamente come inferiori rispetto all'obiettivo che si dovrebbe raggiungere. Nietzsche dice una cosa sola, come tutti i grandi filosofi, per tutta la durata della sua manifestazione di sanità mentale e di potenza intellettuale, dice una cosa sola, questa. E la dice nella sua prima opera importante, Genealogia della morale, la dice nell'Anticristo, che è l'ultima, fra le ultimissime, e Anticristo qui non ha nulla della risonanza mitica, evocativa, che solitamente il termine ha. Qui Anticristo vuol dire due cose sostanzialmente, due cose. Primo, il cristianesimo come si è evoluto storicamente è in realtà la negazione di Cristo, e secondo, io, Nietzsche, sono contro il cristianesimo storico. Cioè, la figura di Cristo è accettata come figura debole, come figura del morente, è respinta come figura che diventa l'architrave della mediazione fra cielo e terra, cioè diventa l'architrave che sorregge questo gigantesco raddoppiamento del mondo che è la storia dell'Occidente, questo raddoppiamento. Non è un raddoppiamento fatto a caso, è un raddoppiamento generato dalla colpa
prodotto dall'angoscia, mobilitato dall'angoscia e orientato a ottenere una sicurezza impossibile, ma attenzione, è tuttavia la più potente forma della volontà di potenza. Non è che la volontà di potenza ha taciuto e aspetta Nietzsche per manifestarsi. Questo raddoppiamento è la volontà di potenza. Solo che è una volontà di potenza malata, è una volontà di potenza che, fondandosi sulla mediazione, sul raddoppiamento, ignorando, ma comunque subendola, l'angoscia, ha in ogni caso, per quanto sia stata potente, ha costruito tutta la storia delle civiltà occidentali, oggi, poco dopo la metà del 1800, è davvero morente e si consegna passivamente al proprio esaurimento, no, la décadence. È davanti a questo che Nietzsche fa l'operazione genealogica, reinterpreta la storia dell'Occidente e contrappone la cattiva volontà di potenza ormai esauritasi alla buona volontà di potenza che è la sua, che vuol dire essenzialmente fare a meno della mediazione, fare questo grandioso esperimento mentale che consiste nell'immaginare un mondo privo di mediazione. E dunque questa immaginazione di un mondo privo di mediazione implica la possibilità di pensare a un mondo privo di angoscia, privo di colpa, al di là del bene e del male, appunto. Senza più il raddoppiamento, per cui la immediatezza, come dire, priva di valore, poiché il valore è un valutato. Uscire dalla dimensione del valore, uscire dalla dimensione della valutazione, uscire dalla dimensione del dar valore o dare disvalore. Che cosa voglia dire? Non si sa, sostanzialmente non lo sapeva nemmeno lui. Perché è praticamente indicibile questa cosa. Perché vuol dire, di fatto, uscire dalla mediazione vuol dire uscire dal logos. Dire l'uscita dal logos è piuttosto complicato. E tuttavia questo è l'incipit del Novecento. Questo è proprio l'origine del Novecento, cioè dire l'indicibile, formare l'informe, affermare la impossibilità di affermazione, affermare l'impossibilità del discorso, è l'autocontraddittorietà della cultura del Novecento, nelle arti figurative, nella psicanalisi, nella letteratura, la distruzione di tutte le forme e la pretesa che questa distruzione ci dia qualche cosa di originario. E allora qui abbiamo la teologia politica come il nemico. Come il nemico. Cioè, proprio l'ultimo risultato del pensiero dialettico era che stavano insieme la soggettività e l'oggettività. Stava insieme la parola e il mondo. In forma propria, Hegel, in forma rovesciata, Marx, ma anche la forma del rovesciamento marxiano l'obiettivo non era la liberazione dal logos, era la liberazione dalla estraneazione. Al limite, ma come limite concettuale ultimo, la liberazione dalla politica, intesa come apparato di dominio, la trasformazione della politica in apparato amministrativo, come se fossero due cose diverse, ma insomma,
Ma non era la liberazione dal logos. Marx è l'ultima figura del razionalismo moderno, non è un irrazionalista. Qui c'è l'inizio di quello che è stato definito a lungo l'irrazionalismo. Oggi lo possiamo definire la critica radicale della ragione, cioè la genealogia della ragione, che si può fare soltanto se vedi nella costruzione della civiltà nient'altro che una religione, sempre e comunque una religione pagana, cristiana, a questo punto non conta. Lo Stato moderno è la stessa cosa. Che cosa vuol dire tutto ciò? Che la filosofia sostanzialmente sta criticando se stessa, e infatti non c'è un filosofo che gli vada bene, perché la filosofia è tutta mediazione. Magari qualcosina con Eraclito, va, ma insomma, dal povero Eraclito si può tirare fuori qualunque cosa, perché sono dei frammenti. Ma certamente dal primo apparato filosofico che occupa la scena dell'Occidente, cioè da Platone in poi, la filosofia è solo mediazione, cioè è solo giustificazione, sistematizzazione, costruzione, dominio. C'è poco da fare. Dominio. Dominio del mondo attraverso la ragione. Qui sono le fenomenali definizioni dei filosofi tedeschi date da Nietzsche, no? Proprio nell'Anticristo. Hegel, un pastore luterano, non si sbagliava Nietzsche. E Kant, il ragno funesto di Königsberg, dove la parola chiave è ragno, cioè uno che tesse una tela sopra un vuoto, perché non lo vuol vedere, o se lo vede come occasione di mediazione. E invece Nietzsche dice no, bisogna avere il coraggio di guardare il vuoto di valori, che non è un vero vuoto, cioè nichilista sarete voi. Io guardo il vuoto di valori e dentro quel vuoto ci vedo il pieno, ecco, di che cosa? Di quello che voi chiamate sostanza, che se lo chiamate come sostanza finisce subito il gioco prima ancora di cominciare. Chiamiamolo con un'altra parola, la vita. Per cui, nichilista sei tu, che stai con la tua filosofia da sempre e per sempre hai distrutto il mondo, perché hai fatto del mondo un oggetto, una sostanza oggetto destinata a diventare concetto. Perché sei debole e vuoi essere forte, perché sei in colpa e ti vuoi difendere dalla colpa. Io, che filosofo con il martello e distruggo l'idea stessa della filosofia, io sono tutt'altro che nichilista. Sono nichilista per te, perché ti distruggo il tuo giocattolo che peraltro ha già smesso di funzionare, ma io riscopro non la sostanza, io do spazio, ecco, do spazio alla vita.